Ciao a tutti, prima dell'argomento vero e proprio del video, volevo fare una piccola precisazione. Dato il livello qualitativo dei giochi usciti quest'anno e giocati da me quest'anno fino a quest'oggi, che non mi ha soddisfatto più di tanto, ritengo doveroso parlare di alcuni giochi usciti gli anni precedenti, 2011, 10, 9, 8 e così via, che ho giocato solamente quest'anno. Ma che mi sono veramente piaciuti molto, ma davvero tanto. E giochi che meriterebbero più attenzione anche a livello globale, a livello di industria videoludica, giochi che magari sono un po' di nicchia, a volte non così tanto, ma che personalmente ho reputato ottimi e trovo strano che quasi nessuno ne abbia parlato addirittura. Quindi intervengo io, ovviamente vi dico che saranno opinioni mie personali, tutto quello che dirò. E niente, dopo questa premessa, direi di partire col primo gioco che, come avete magari potuto leggere dal titolo, sarà Heavy Rain, che io ho sia in questa versione cartonata limited, sia in questa Move Edition, sostanzialmente è una ristampa che è uscita a posteriori. Heavy Rain, per chi non lo conoscesse, è un gioco uscito in esclusiva PlayStation 3 nell'anno 2010. Non ho avuto la fortuna di giocare il suo predecessore, Fahrenheit, che era uscito, mi pare, nel 2005, potrei dire ora scemenza, su PlayStation 2 e PC. Ma questo forse ha contribuito anche al fatto di appassionarmi veramente molto a Heavy Rain, anche perché personalmente ho un'esperienza videoludica che non avevo mai avuto modo di provare, vedere, sperimentare prima. E quindi diciamo che il fatto di non aver giocato Fahrenheit personalmente ha giocato un ruolo forse fondamentale, perché molti magari hanno giocato Heavy Rain, ma avendo già giocato Fahrenheit l'hanno definito come un seguito spirituale e come forse non quel gran capolavoro che secondo me è. Detto questo, parliamo del gioco. Se volessimo per forza includere questo Heavy Rain all'interno di una categoria videoludica, cosa che secondo me è abbastanza difficile perché Heavy Rain è proprio un'isola, no, a parte rispetto agli altri giochi, sarebbe forse un'avventura grafica, anche se non lo è proprio. Io, come film, lo definirei quasi un gioco drammatico o un thriller psicologico, se vogliamo. Perché dico questo? Senza spoilerare più di tanto, la trama riguarda un serial killer, l'assassino dell'origami, che sostanzialmente uccide dei bambini. E già qua uno può dire, che trama un po' anomala per un videogioco, no? Però vi assicuro che una trama profonda e così intricata, secondo me, ci stava benissimo. No, spoiler, cazzo. Detto questo, la trama ruoterà attorno a quattro personaggi, interamente giocabili, le cui vicende vanno più o meno ad intersecarsi. La cosa bella del gioco è che ognuno dei quattro personaggi, durante l'avventura, sarà messo di fronte a delle scelte. Accettare o no una determinata situazione, scappare via, magari tentare un approccio più diretto a una certa situazione, o magari anche qua ritirarsi, scappare oppure quant'altro. E la cosa porterà ha ben 17 finali diversi a seconda delle opzioni che selezioniamo, delle nostre scelte, che vi consiglio di prendere d'impulso. Cioè abbiamo, non so, una bomba che sta per esplodere, no? Vediamo il timer, cioè prova a disinnescare per dire, oppure buttati fuori dalla finestra, oppure, non so, chiama la polizia per dire. Qua dobbiamo decidere d'impulso cosa fare, no? Secondo le nostre scelte possono morire tutti e quattro i personaggi, e quindi magari l'assassino può vincere, oppure possono arrivare tutti e quattro alla fine, magari a un finale che fa convergere tutti e quattro, magari nello stesso luogo, perché no? È proprio questa varietà che mi ha molto colpito nel gioco. La possibilità di scelte, la possibilità anche di compiere scelte sbagliate, perché no? Non c'è proprio una scelta giusta e una scelta sbagliata, poi. È a seconda del nostro stato d'animo, della nostra prima impressione, prendere una decisione, no? Se sbagliamo, magari lo verremo a sapere un'ora o due di gioco dopo, quindi questa
Questo è molto interessante e mi ha colpito davvero molto. Dal punto di vista tecnico, devo segnalare un doppiaggio in italiano veramente ottimo. Segnalo in particolar modo un Pino Insegno che ha doppiato Ethan Mars, veramente perfetto, secondo me. Delle musiche molto belle, tra l'altro colonna sonora che abbiamo inclusa stranamente nella Move Edition e non nella Limited Edition. Una cosa abbastanza curiosa e musiche molto belle realizzate appositamente per il gioco, molto possono essere sia drammatiche che calme che tristi, veramente ben fatto. E grafica, diciamo, mediocre, non era niente di che, diciamo che certe magari movenze facciali così paragonate magari a un più recente, non so, Eli Noir, ovviamente sono da buttare nel bidone, però diciamo che per essere comunque il 2010 e per essere un gioco che punta molto sui personaggi, sulle loro emozioni, anche quelle che lasciano trasparire in viso, non era poi fatto così male, ammettiamolo. Diciamo che possiamo considerare un reparto visivo abbastanza buono. La città e gli ambienti circostanti sono incupiti da questa pioggia costante che c'è appunto Heavy Rain, tra l'altro, e poi giocandolo capirete perché questa pioggia è pesante. E questi ambienti quindi molto grigi, molto cupi, che rappresentano molto bene lo stato d'animo, il mood generale del gioco, quindi mi è piaciuta molto questa scelta. Il gameplay di questo gioco è molto particolare, perché se per certi versi può ricordare un'avventura grafica, per altri c'è una certa libertà data al personaggio. Quasi da action in terza a volte, quasi da un LA Noir, anche se LA Noir è uscito dopo. Abbiamo questi spazi comunque ristretti nel quale il nostro protagonista potrà essere mosso normalmente, potremo, non so, analizzare indizi, potremo interagire con tanti oggetti all'interno delle stanze e poi partiranno, no, i dialoghi che sono magari la vera parte interattiva del gioco nel quale ci appariranno delle varie scelte che noi dovremo selezionare con i tasti del DualShock e non so, dare una certa risposta a un tizio che ci chiede una cosa oppure fare una certa domanda e così via. Il gameplay inoltre si trova diversificato per quel che riguarda i protagonisti. Essendo quattro personaggi diversi, ognuno dei quattro indagherà a suo modo per scoprire questo assassino. E di conseguenza il gameplay varierà. C'è ad esempio Ethan Mars che avrà determinati indizi e si sposterà per la città per indagare. Avremo Norman Jaden, l'agente dell'FBI, che avrà un approccio più investigativo da poliziotto, quindi analizzerà gli indizi e quant'altro. Avremo Scott Shelby, questo investigatore privato, ingaggiato dalle famiglie dei precedenti bambini uccisi dal killer, che anche lui indagherà a suo modo, no? Viaggiando tra i bassi fondi, cercando personaggi loschi e quant'altro, e alla fine avremo questa ragazza, questa giornalista, che anche lei avrà una sua motivazione per indagare sulla vicenda. Il tutto, faccio meno di dirlo, che forma un quadro perfetto, secondo me, e secondo me più di così in questo gioco non si poteva fare. Diciamo che forse tra i giochi che ho giocato quest'anno e che sono usciti gli anni passati, certamente Heavy Rain è probabilmente quello che mi ha colpito di più. Per profondità di trama, per il gameplay, anche se non fa urlare miracolo, per la grafica discreta, diciamo, per il doppiaggio molto curato in italiano e per tutta una serie di sentimenti che il videogioco può trasmettere, insomma. Penso che queste parole le abbiate sentite un po' da chiunque abbia giocato Heavy Rain. Vi dico, se avete una PlayStation 3, l'acquisto di Heavy Rain è abbastanza obbligato, diciamo. Almeno provatelo, sul PSN è tra l'altro disponibile gratuita la demo, quindi non mi sento magari neanche di far vedere il gameplay. Se vi interessa, è lì gratuitamente, ve lo potete provare. Se mi chiedete magari com'è da giocare con il Move, vi dico che non l'ho giocato col Move e vi sconsiglierei comunque di farlo, perché comunque un pad tradizionale secondo me è più che degno per un gioco del genere, ecco. Concludendo, posso affermare tranquillamente che Heavy Rain può essere portato a termine in 8-10 ore.
Può sembrare magari poco per un gioco che secondo me non vale la pena di essere rigiocato, perché una volta che avete fatto le vostre scelte, man mano che avanzate nella trama, e una volta che magari avete scoperto chi è l'assassino, magari no, il finale è quello, è un po' come un film, avete fatto determinate scelte, avete visto questo film, si è concluso in una determinata maniera. Boh, per me è così, e per me è stato così. Non mi è venuta voglia di rigiocarlo e dire, con quello che so, magari faccio determinate scelte perché, diciamo, è come barare, secondo me, nel senso, il gioco va affrontato non sapendo nulla e va concluso una sola volta. Ovviamente, magari per chi è un fanatico dei trofei o così, sì, si può rigiocare magari per ottenere appunto il platino, però per me non ne è valsa la pena perché voglio comunque conservare la mia idea sul gioco. Basandomi sulla prima run che ho fatto effettivamente, perché secondo me il gioco è così, no? E magari mi accorgerete che anche parlando con amici e quant'altro, possono aver magari ottenuto finali diversi e tutto quanto. Quindi è un gioco comunque che sarebbe bello ce ne fossero di più simili, diciamo, magari anche più action, non è per forza detto che bisogna stare fermi, no? A dialogare. Con finali multipli, con scelte multiple all'interno del gioco. Secondo me è stata un'idea vincente in questo Heavy Rain. Bene, io ho concluso. Se avete domande sul gioco in questione, ovviamente potete farmele qua sotto. Io vi ringrazio per aver visto questa puntata 1, puntata 0 di questa retrospettiva, possiamo dirla, su giochi magari non nuovi, non usciti quest'anno, ma che comunque meritano davvero l'attenzione dei videogiocatori, più magari di quella che già non hanno, perché Heavy Rain comunque è un gioco abbastanza conosciuto da tutti i possessori di Play 3. Da Saf è tutto, una buona giornata.